La Giunta regionale della Campania ha approvato una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese del sistema turistico campano colpite dalla crisi dovuta al Covid, programmando un finanziamento di 15 milioni di euro. Fondi por FESR. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% dell'investimento proposto dall'impresa beneficiaria fino a un massimo di 200 mila euro. Dopo le importanti iniziative del Presidente De Luca per garantire Garantire sicurezza al comparto turistico dichiara l'assessore al Turismo Felice Casucci, la ripartenza passa anche attraverso il sostegno delle micro piccole e medie imprese della filiera industriale turistica, ovvero la recettività e l'intermediazione dell'offerta, agevolate sul versante del miglioramento dei servizi anche in forma aggregata della promozione e comunicazione della digitalizzazione e dell'accessibilità, oltre che sul fronte delle spese relative a misure anti-Covid. Un passo avanti nella direzione di una rinnovata competitività del sistema turistico campano e dei suoi livelli occupazionali. Sempre per il comparto turistico e in particolare per la mobilità la Giunta regionale ha riprogrammato una serie di interventi già attuati con successo nelle precedenti annualità. Piano di mobilità turistica che prevede tra l'altro la riattivazione delle tratte ferroviarie già esistenti e il recupero delle linee storiche dismesse. A azioni di decongestionamento degli assi stradali delle costiere sorrentina e amalfitana.